il punto principale di questa riforma riguarda il discorso del bicameralismo. E qui ho sentito anche stamattina di tutti i colori, no? Cioè, io penso che non sia una questione soltanto di rimpallo di legge, Camera, Senato, del fatto che ci sono due enti che hanno avuto in tutti questi anni due sistemi di votazione differenti, con due volontà politiche differenti, perché anche oggi l'ho sentito dire che al Senato vota un corpo elettorale e alla Camera si vota un altro corpo elettorale, no? con delle età diverse che esprimono più un corpo elettorale diverso, che quindi hanno generato molte storture anche in passato, perché ci sono state maggioranze diverse alla Camera da quanto guarda il Senato. Non ho sentito parlare di tutto questo, sento parlare di numeri, di numeri, ma il problema principale è quello della decisione del centro di potere. Cioè, in pratica, anche i paesi che hanno due camere, il centro di potere è collocato sulla camera principale. Nessuno potrà dire che in Gran Bretagna la camera dell'Ordine è la seconda camera come era quella del Senato in Italia. Nessuno può dire che in Germania comunque sia la stessa camera. Sono cose diverse ed è per questo che noi dobbiamo guardare avanti e guardare l'Europa, e anche noi dobbiamo fare, e dobbiamo fare una cosa diversa. E che cos'è questa bicameralata cosa diversa? Se non quello che già esiste. Oggi noi abbiamo la conferenza Stato-Regione dove i presidenti delle regioni partecipano e discutono le leggi che il governo porta avanti. Abbiamo le conferenze di settori, il assessore all'agricoltura, quello dello sviluppo economico, che vanno a Roma spessissimo, anche una volta al mese, e devono andare a confrontarsi. Abbiamo l'ANCI, che è rappresentante dei comuni, dove il presidente dell'ANCI deve confrontarsi e rapportarsi con cose che già esistono e che si mettono a sistema, e che questi interlocutori vengono messi in una camera che si vuole continuare a chiamare Senato, ma non ha niente a che vedere con il Senato precedente, che diventano gli interlocutori del Parlamento e del Governo. Io non capisco dove sia francamente lo scandalo. Si parla tanto di dire l'elettore viene espropriato l'elettore del diritto di voto, ma la democrazia più numerosa del mondo, che sono gli Stati Uniti, sono 300 milioni di abitanti, si permettono e si concedono il lusso di eleggere un Presidente della Repubblica che ha preso in termini numerici meno voti dell'altro, no? e si fa eleggere in seconda battuta dai rappresentanti, e quindi l'elettore non vota per il Presidente della Repubblica, vota per un rappresentante che poi andrà a votare. Ed è successo anche una volta, per la verità storica, che qualcuno che è andato là abbia votato anche diversamente. Per fortuna è successo solo una volta, però è successo. Ed è la più grande democrazia del mondo, oltre 300 milioni di abitanti. Ora, io non capisco francamente, certo che se uno è contrario perché pensa di far cadere il governo, entra in difficoltà Renzi, allora tutto fa brodo, qualsiasi cosa fa brodo. Fa brodo dire, ad esempio, no? Che il referendum si vuole aggravare la situazione di 50.150, perché non si dice chiaramente che la proposta, no? degli 800.000 firme, no? consente per la prima volta di non rispettare il quorum se si è agganciato al voto politico della Camera ultima. Perché non si dice questo? Perché quindi si vuole risolvere un problema che tutti sappiamo, che siamo qua e purtroppo abbiamo la certa età, quanti referendum sono andati a votare che non hanno raggiunto il quorum e non erano neanche proponibili? Sfilze chilometriche, no? Qua basterebbe andare a fare la statistica, no? Per esempio si è detto che, e lo dico con dispiacere, che qualcuno che ha esbosannato la Costituzione ha anche cambiato opinione, ma io lo dicevo prima, non voglio rivolgermi direttamente ai signori consiglieri, però se si parlava di Benigni ha esaltato i principi della nostra Costituzione, non certo il sistema organizzativo della Costituzione, che è un'altra cosa. Un conto è aver fatto tutta, e per fortuna è stato fatto, perché la nostra Costituzione, allora non è che la conosco in tanti, perché sai, poi noi ci creiamo di avere le cose dei principi, però poi, come dicevo prima, non è che la applichiamo molto, no? Allora, ma potrei continuare così sulla disinformazione che viene data, no? Cioè io ho dovuto vedere dei miei compagni alla mia sinistra farmi tirare la giacchetta sul sistema elettorale, che peraltro non fa parte di questa discussione, ma che potrebbe inciderci marginalmente. E dovrei ricordare che abbiamo votato ancora l'ultima volta su dei simboli senza sapere chi votavamo, chi eleggevamo, senza
quello che succedeva. Ma lui non si è indignato a nessuno, se ne è indignato tutti adesso. Vedi ragazzi, allora, diciamo le cose come stanno. A seconda di chi c'è, chi vuole davanti, uno cambia opinione. Cambia pure opinione, ci mancherebbe, ma la coerenza è un'altra cosa. La coerenza è un'altra cosa. Ora, uno l'altro giorno ha detto, ma tu sei consigliere regionale? Sì, ma aspetta, voglio una cosa che ti abbassi nel monumento. Ti levano delle competenze e magari se volevi fare carriera, candidato in qualche parte, ti levano anche magari il Senato, le province. Che ti fa, sei scemo loro? Ma non è questione. Noi non facciamo la riforma per noi o per questa generazione. Noi abbiamo il dovere di fare la riforma per le generazioni che verranno. Noi abbiamo il dovere di rendere uno Stato il più efficiente possibile e non farci prendere dal contingente. Pensare che si fa una riforma perché si controllano magari più regioni o più rappresentanti o più sindaci per poter mettere le mani sulla seconda Camera, come volete chiamarla, o Senato, è una cosa un po' infantile. Guardi, in 15 giorni c'è un terremoto, basta vedere che è successo a Roma e a Torino per vedere che le amministrazioni cambiano, e per fortuna che cambiano. Perché guardate bene, io sono di quelli che il cambiamento non gli fa paura, anche i cambiamenti elettorali non fanno paura, perché sono unificatrici, ci migliorano, ci rendono più competitivi, ci consentono in qualche maniera di rivederci, di modificarci, di adattarci. Allora, in poche parole, io voto convintamente sì, perché penso che questa è un'occasione, che per la mia generazione sono 40 anni che discutiamo di modificare questo sistema, 40 anni, mi ricordo ancora ai tempi del pentapartito degli anni 80 che si discuteva di questo, è un'occasione storica, irripetibile, perché se avesse una sicurezza matematica che vincendo o no, ci potesse essere una modifica, delle modifiche migliorative, ma sarei anche tentato. È che io non ci credo nessuno. Oggi ho sentito dire, sinceramente lì proprio sono rimasto sbalordito, si doveva fare una commissione mista, ma perché non abbiamo fatto le bicamerali, non abbiamo fatto gli incontri da Renzo Berlusconi e con tanto di conferenze stampe e pompe mai, non abbiamo fatto un sacco di commissioni e commissioni eccetera. L'altro giorno il compagno amico e merito, il professore Filippo, ricordava che nel 94 lui è stato eletto deputato perché essendo esperto costituzionalista di diritto amministrativo doveva andare a dare il suo contributo per la modifica dell'organizzazione statale. C'è stata in sala una risata generale. Una risata generale. Allora, va bene strumentalmente votare no pensando che cada il governo? Fate pure. Io non voto sì per mantenere il governo, io voto sì perché sono convinto che una riforma di questo tipo salva il paese, ci rende più credibile, più forti in Europa, consente al nostro leader di sedersi al tavolo degli altri paesi con una certa autorevolezza, e se invece si dovesse perdere succederà esattamente il contrario.